Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Sorrisi dal Territorio, la rubrica ideata dalla Fondazione La Scuola del Sorriso per presentare gli specialisti che entrano a far parte del nostro network e soprattutto per farci raccontare un po' da loro com'è la situazione in termini di cure odontoiatriche, di prevenzione sul loro territorio. Io introduco subito gli ospiti di oggi, parto da Adriano Zue, che è responsabile dello sviluppo associativo. Ciao Adriano, ben ritrovato. Ciao Antonio, ciao. E con la dottoressa Antonella Lobianco. Bene, dottoressa, lei è di Guidonia, una città, come dire, abbastanza grande, nella quale immagino ci sia tanto bisogno di cure odontoiatriche, soprattutto per i più piccoli, ma le chiedo insomma di raccontarci un po' brevemente la sua storia. Immagino che abbia scelto insomma questa professione anche e soprattutto per passione. Sì, sì, e continuo a farla per passione. Io sono sul territorio di Guidonia, che ha 100.000 abitanti, dal 1988, quindi sono quasi 36 anni, e mi sono sempre occupata di odontoiatria pediatrica, anche se non ho fatto solo quella. Ma da una decina d'anni ho cercato di concentrarmi ancora di più, sviluppando l'ala diciamo, di pediatria e portare la prevenzione all'esterno. Ho sperimentato anche la frustrazione di non poter effettuare cure un po' più approfondite in bambini che le cui famiglie non potevano permettersele. Quindi da qui mi sono sempre occupata sempre di più di prevenzione, andando anche diciamo capillarmente nelle scuole dove si poteva entrare e portando anche i miei collaboratori. E quindi adesso diciamo abbiamo un buon controllo sulla prevenzione, ma ovviamente di un bacino abbastanza piccolo rispetto alla vastità del territorio. Bene, su questo tema poi ci torniamo anche dopo. Adriano, a beneficio insomma di chi ci sta ascoltando e che magari non conosce ancora in modo approfondito quali sono le attività e quali sono gli obiettivi della Fondazione La Scuola del Sorriso, e ti chiedo un po' insomma di riepilogarli. Certo, con piacere. La Scuola del Sorriso nasce nel 2013 a Mazara del Vallo, siamo a Trapani, come uno studio pedodontico, vale a dire uno studio odontoiatrico che pone le proprie attenzioni e le proprie cure nei confronti dei piccoli pazienti, vale a dire bambini 0-14 anni, utilizzando un approccio, potremmo dire, quasi innovativo, poiché è un approccio ludico, gioioso, che ha un po' quella funzione di disinnescare le paure e le ansie che inevitabilmente si vanno a formare quando magari ci si approccia per la prima volta nei confronti del dentista. Ovviamente a questo approccio si affianca la grande esperienza dei due fondatori pedodontisti, che sono il dottor Antonio De Pasquale e la dottoressa Morena Giacalone, ovviamente poi coadiuvati anche da metodiche all'avanguardia, strumentazione all'avanguardia. Tutto ciò nel corso degli anni pone sempre più attenzione nei confronti dello studio, canalizza un po' le attenzioni non solo dei media locali, ma anche delle istituzioni e soprattutto dei colleghi, perché poi all'interno di questo studio si incominciano a creare, a fondare le basi anche un po' per le best practice del settore. Che cosa accade poi? Che appunto nel corso del decennio vengono curati centinaia di bambini e si decide poi di esportare questa esperienza oltre la provincia di Trapani, bensì appunto in ambito nazionale, dare vita alla fondazione La Scuola del Sorriso per cercare di curare gratuitamente bambini non solo appunto in loco, ma su tutto il territorio nazionale. E difatti questo è il primo obiettivo, vale a dire garantire il diritto alla salute in ambito pedodontico, quindi in ambito pediatrico, odontoiatrico, a tutti quei bambini 0-14, ma l'importante è che siano minorenni, che versano in condizioni socio-economico svantaggiate. Il secondo obiettivo è invece poi andare a creare, sempre in ambito nazionale, una rete sinergica, un network tra tutti i professionisti, in questo caso appunto tra dentisti, in modo tale che anch'essi diffondano il concetto di prevenzione dentale attraverso magari convegni, meeting, webinar dove appunto si parla di prevenzione primaria
in ambito dentale si affrontino i temi principali per quanto riguarda questo compartimento. E ovviamente poi anch'essi garantire il diritto alla salute nei propri territori. In ultima analisi, i dentisti sono poi invitati a creare degli eventi benefici o degli eventi di crowdfunding in modo tale da attirare fondi affinché questi ultimi vadano poi all'interno di un portafoglio nazionale che poi ricadano a cascata su tutti i dentisti qualora ne facessero richiesta, appunto per poi garantire la gratuità dei percorsi terapeutici, dei piani terapeutici. Bene, grazie Adriano per averci illustrato, come dire, con la consueta completezza quali sono le attività e le finalità della Fondazione della Scuola del Sorriso. Dottoressa, io tornerei da lei per approfondire, come dire, un po' meglio le motivazioni che l'hanno spinta ad entrare a far parte di questo network. Un po' già l'ha detto, insomma, è da anni impegnata nell'attività di informazione e prevenzione. Sì, diciamo che questo è stata l'occasione per poter finalmente fare, non da sola, quello che ho tentato di fare da sempre, quindi di catalizzare l'attenzione ovviamente sulla prevenzione, che è alla base anche per ridurre i costi di queste, diciamo, di queste famiglie che non potevano permettersi delle cure più importanti. Ma è un'attività che io in parallelo nel mio piccolo ho fatto, ad esempio quando ho ristrutturato lo studio qualche anno fa, ho dato possibilità a tutti coloro che venivano a conoscere questo studio nuovo di finanziare delle cure a dei bambini che non potevano permettersi di farlo. E quindi ho raccolto dei soldi già, insomma, ecco, diciamo, questa è un'attività che io tendenzialmente ho sempre fatto, ma non strutturata, ecco, e quindi era anche più complicato, o è più complicato. E in questo modo invece mi è sembrata come la... finalmente l'uovo di Colombo, quindi finalmente qualcuno che aveva già strutturato, qualcuno, poi conosco Antonio già da tanti anni e quindi è stato con piacere, diciamo, da parte mia, vedere che stava finalmente strutturando qualcosa che era nei desideri comuni poi di molti di noi. Bene, grazie dottoressa. Adriano, abbiamo raccontato come nasce la Fondazione della Scuola del Sorriso, che cosa fa la Fondazione della Scuola del Sorriso. Adesso magari ricordiamo anche a chi ci sta ascoltando come è possibile sostenere le nostre attività. Molto, veramente molto, molto semplice, sia lato cittadino che lato azienda. Il cittadino in prima battuta in fase di dichiarazione dei redditi all'interno della sezione dedicata al 5 per 1000 può semplicemente inserire appunto il codice fiscale della fondazione, e il tutto a costo, senza costi aggiuntivi, perché spieghiamo che cos'è. Durante la fase della dichiarazione dei redditi, se non compiliamo questo piccolo specchietto, una parte delle nostre imposte va direttamente allo Stato. Invece laddove inserissimo appunto un codice fiscale della fondazione, questa piccola quota di imposte, appunto, invece di andare nelle casse dello Stato, va ad una fondazione. Faccio un piccolo esempio pratico: su una dichiarazione dei redditi di 10.000 euro, 12 euro andrebbero in fondazione. Potete ben capire che per le fondazioni questo è importante, perché tante piccole donazioni possono veramente fare la differenza. Oppure il cittadino, come le aziende, possono effettuare un'erogazione liberale nei confronti della fondazione attraverso un bonifico sul nostro IBAN, che è presente sul nostro sito, e poi potrà essere ugualmente, sarà dedotta, ovviamente verrà dedotta in base alla normativa vigente. Inoltre faccio un appello alle cooperative o alle associazioni che sono presenti sicuramente sul territorio di Guidonia e che hanno in gestione minori in condizioni di indigenza, di mettersi in contatto attraverso i nostri canali in modo tale da incominciare piani terapeutici gratuiti, prendere in carico i bambini e poterli curare. Quindi, dottoressa, un piccolo gesto che però può aiutare tanti bambini, come dire, ad avere finalmente delle cure odontoiatriche ad hoc, che riescano, insomma, in qualche modo a risolvere le loro problematiche. Tornando a lei, dottoressa, e nello specifico al suo territorio, lei prima ne faceva menzione, insomma, c'è sempre tanto bisogno
di cure odontoiatriche, soprattutto chiaramente per quelle persone che non riescono, come dire, dal punto di vista economico, finanziario, a permettersele. Qual è, come dire, dal suo osservatorio privilegiato, la situazione anche in un comune medio-grande come quello di Guidonia? Ma secondo me io non posso essere il riferimento, nel senso che la maggior parte delle persone che noi curiamo vengono nel nostro studio e quindi già hanno superato quel problema. Quindi io posso vedere tutto ciò frequentando ambienti più ampi, ecco, tipo le scuole, dove, quando andiamo a fare delle giornate di prevenzione, e tra l'altro si entra più facilmente nelle scuole private, quindi anche qui non c'è più il metro giusto per valutare questo, e nelle scuole pubbliche soltanto dopo alcuni mesi di trafile burocratiche. Quindi faccio qualcosa anche nelle palestre, nelle piscine, quindi ecco, anche lì c'è sempre comunque una selezione già fatta, cioè chi può permettersi di mandare parlo come famiglia, non tanto come case famiglia, dei bambini a fare attività sportive, già in effetti significa che può permettersele. Quindi è difficile, secondo me, raggiungere effettivamente il metro giusto, insomma, per la valutazione. Dottoressa, più che altro, insomma, anche per restare un po' su questo tema, una domanda che volevo farle è questa: quanto è importante informare anche i genitori? Perché, insomma, anche dal racconto, dalle chiacchierate che facevamo con molti suoi colleghi un po' in giro per l'Italia, emerge, come dire, questo tratto comune della necessità di informare i genitori che le cure vanno affrontate fin dai primi mesi di vita del bambino. Sì, beh, io personalmente ho un'attività abbastanza diciamo misurata sui social, misurata da persone da competenti, per cui facciamo post continuamente per dire dopodomani devo fare una femorectomia a un bambino di 2 mesi, quindi ho interventi anche su bambini molto piccoli, e queste cose le possiamo diffondere, diciamo, proprio attraverso forse i canali social, che sono quelli più trasversali, no? Che raggiungono un pochino tutti. E i genitori sono una grossa categoria da istruire, perché con la vita di tutti i giorni spesso trovano la strada più facile per poter per non poter seguire dal punto di vista preventivo i bambini, e questo interessa un po' tutte le classi sociali, non perché un bambino ha un papà libero professionista i denti sono più puliti, non è sempre così. Quindi arrivare ai genitori è fondamentale nel momento in cui abbiamo la possibilità di riunirli e di istruirli, ben venga. Quindi sia con post, ma anche con informazioni scritte prese dai migliori testi in vigore in questo momento. Quindi insomma si deve fare, questa è un'attività che vale forse quanto le cure. Ed è quello che stiamo cercando di fare anche con la Fondazione La Scuola del Sorriso, quindi informare sempre di più, mettere al corrente i più grandi e i più piccoli del valore, dell'importanza delle cure sin dai primi anni di vita. Dottoressa, io la ringrazio davvero per essere stata in nostra presenza. Oggi, insomma, ufficializziamo attraverso i canali social il suo ingresso nella Fondazione La Scuola del Sorriso, e chiaramente saremo ben felici di raccontare tutte le iniziative che riuscirà a porre in essere sul suo territorio. Va bene, vi ringrazio e ci auguro buon lavoro allora. Grazie dottoressa, e grazie anche a te Adriano. Grazie a voi, auguri. E allora a me non resta che darvi appuntamento alla prossima puntata di Sorrisi dal Territorio. Ciao.